Hello, my name is Max Barry and I'm the director of the short film Benito. Benito is a simple short about an 85-year-old man looking for love. He's about to give up all hope until a woman named Maria walks by. Now, Maria is the most beautiful girl he's ever seen in his life, so he decides to go on an epic quest to try and win a romantic date with her. So the project came about back in summer of 2019 when myself, Eric Scarsella and Tiernan O'Rourke decided to apply to the Filmmakers competition. This is a competition held every year where people compete in Lake Como to make a film in under a week. So we applied, we sent our showreels and our script idea and they loved it and we flew over and started production. So this is actually my third film as a director. Just previous to this, I shot a documentary in Thailand with Tiernan as well. And that was based around the theme of happiness. And then before that I did a few college projects, but I've just actually finished my graduation film, which is another comedy short, which is coming out this year. So the whole film was actually shot on location in Italy, in a place called Lake Como. We shot in two main small villages called Cerviglio, I hope I pronounced that right, and Brunate. So we kind of went between the two to film the wonderful locations, which were just so beautiful to work with. There was actually a very small crew on this production. We only had myself, Tiernan the cameraman, and Eric the producer. We also had one other production assistant called Pietro, and yeah, it was very small, but we kind of pulled together to bring the film to life. Aside from the small crew, the kind of major problems we faced was, one, the language barrier, because myself and Tiernan are from Ireland and everyone speaks fluent Italian over there and we don't have a word of Italian. So the way we combated that was I would direct in English and then Eric would translate into Italian, so that was kind of fun. So the second major problem was actually the locations itself, because we were up in the mountains and we didn't have a car, so we had to actually lug the gear around on bikes. So it was kind of, everything was like 10 times slower because we were going between the two towns, which were kind of half an hour away from each other. So my ambitions for the future, I've just graduated from the National Film School in Dublin, and I'm hoping now to collaborate with the same people I work with in film school, Tiernan, Eric and a couple of other people, to create a production company and start doing corporate videos and hopefully down the line do some short films. So that's what I'm kind of focusing on at the moment. So overall, I'm really proud of this film. Hopefully you enjoy it too. It was a labor of love and it's a story of love. So let's see what you think. So this is my short film, Benito. Mia nonna diceva sempre che la cosa più importante era trovarsi una moglie. Diceva che l'amore era la cosa più bella del mondo. Si era innamorato una sola volta, prima che nonno la tradisse. Un giorno ero seduto in cucina ad aspettare un piatto di pasta con Sofia Murani, la ragazza più bella della mia scuola. Stava andando tutto bene, ma proprio quel giorno nonna doveva morire d'infarto. Sofia scappò via urlando. 66 anni dopo e ancora non ho trovato l'amore. Sono circondato da coppie, mi fanno vomitare. Non c'è nulla di peggio in questo pianeta di una coppia felice e questo paradiso romantico ne è pieno. Ma credo che alla fine io li disprezzi perché hanno tutti qualcosa che non ho, l'amore. Stavo per arrendermi finché è passata lei, Maria, la donna più bella che io avessi mai visto. Non era di questo posto, dovevo saperne di più. L'ho seguita in chiesa. Mi sono avvicinato e l'ho invitata fuori a cena. Forse ho interrotto la sua preghiera. Ma non mi sono arreso. Ero determinato a non morire da solo come mia nonna. Ho lasciato il mio piccolo paesino chiamato Cerviglio e mi sono diretto verso la strada presa da Maria. Non avevo la minima idea di dove stavo andando e se sarei mai riuscito a trovarla. Il mio tempo stava per finire. È stata una battaglia con le colline, ma alla fine giunsi in un paesino chiamato Brunate. Era tanto bello quanto Maria. Doveva trovarsi da quelle parti. Ho cercato ovunque, ma non riuscivo a trovarlo. Poi l'ho vista. Era l'immagine della perfezione. Mi sono diretto nuovamente verso di lei, ma stava lavorando. Sono tornato a Cerviglio per prenderle dei fiori. Ma
ma odiava i girasoli. Le ho preparato allora una pasta. Credo che le sia piaciuta, ma non mi ha fatto entrare. Forse non era destino. Stavo per andarmene quando si è affacciata e mi ha dato un appuntamento romantico. L'avevo conquistata. Ero l'uomo più felice al mondo. Ho indossato l'abito giusto, trovato la rosa ed ero lì con 25 minuti di anticipo. Sarebbe stato l'appuntamento perfetto. Ho aspettato Maria. Aspettato. E aspettato. Ma non si è mai presentata. Quello è stato il momento in cui ho realizzato che non mi sarei mai potuto innamorare. Ho saputo poco dopo che era morta di infarto qualche ora prima dell'appuntamento. Forse era destino che io morissi da solo. Ma che sto dicendo? Ho fatto una promessa, nonna. Voglio trovare quella giusta. Voglio trovare l'amore. Thanks for watching and don't forget to subscribe.